Buongiorno, buongiorno cari telespettatori, bentornati a Coffee Break. Oggi facciamo una prova, proviamo a parlare di Europa, visto che il 26 di maggio c'è la madre di tutte le elezioni, appunto il voto europeo, nel senso che vogliamo occuparci dei principali temi che investono il Club Europa, lasciando un po' da parte le dispute quotidiane, soprattutto tra Salvini e Di Maio, di ieri le ultime frizioni con Di Maio che ha detto Salvini si è offeso per il caso Siri, anche per questo non riusciamo più a fare un vertice di governo. Salvini che ha replicato tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, vedo molta sintonia, insomma questo succede per quanto riguarda i contraenti di governo. Noi invece parliamo un po' di grandi temi europei, che poi sono i temi che si riflettono sulla vita di ognuno di noi e si rifletteranno anche in vista di quella che sarà la nuova governance europea. Proprio l'altro giorno 21 capi di Stato di 21 paesi europei hanno fatto un appello al voto. Qualcuno già ha detto ci potrebbe essere una bassa affluenza, non si possono dare i sondaggi, come sapete c'è un blackout negli ultimi giorni prima del voto, però noi non siamo così convinti che ci sarà bassa affluenza, perché è un voto molto importante anche su due scuole di pensiero, diciamo così, tra chi vuole un'Europa completamente diversa, soprattutto i sovranisti, i populisti, e chi vuole restare nel solco dell'Europa, magari un'Europa sociale che va comunque cambiata, ma che sia Europa. Ne parliamo con tre, in primis tre candidati alle prossime elezioni europee. Do il buongiorno a Francesca Donato, buongiorno, della Lega, avvocato, lei è anche leader, no, del progetto Eurexit. Sì. Per uscire dall'Europa, così chiariamo subito. È nato come discussione sull'uscita dall'euro ed è continuato a esistere, a ragionare sulle possibili riforme dell'Unione Europea, in particolare dell'Eurozona. Adesso poi ce lo racconterà, e lei è candidata nella circoscrizione Isole, no? Sì. Quindi Sicilia e Sardegna. Poi do il bentornato a Roberto Gualtieri, europarlamentare del PD uscente, ma anche candidato circoscrizione centro, circoscrizione Lazio, Toscana, Umbria, Marche. Ecco, insomma, poi sono tutte circoscrizioni molto ampie, come sappiamo. E poi saluto Marco Rizzo, segretario del Partito Buongiorno Comunista, che è capolista nelle cinque circoscrizioni, mi pare, no? Sì. Siamo presenti con la falce martello, era dal 2016. Che non c'era più la falce martello, il nome Partito Comunista, abbiamo visto nomi strani dall'arcobaleno, altre cose, e siamo molto orgogliosi di poter dire agli italiani che da Pantelleria a Bolzano, da Torino a Bari, si può di nuovo votare. Io dico il sempre Partito che dovete Comunista. Avere tutti un fisico bestiale, perché la campagna elettorale è Beh, comunque qualche molto qualche migliaio faticosa. Di chilometri li abbiamo fatti per adesso. E ancora ne faremo negli ultimi giorni. Ci aiutano nella discussione Roberto Sommella, bentornato Roberto. Grazie. Giornalista Buongiorno. Che ha scritto molte cose, peraltro sull'Europa, si occupa d'Europa, è un giornalista, possiamo dirlo, europeista, ma... No? Sì. Europeista critico, insomma. Critico, ma critico. È appena pubblicato per Rubbettino Disuguaglianze, vi facciamo vedere la copertina, come ridurle nel mercato e tra i consumatori, che è un altro tema di grandissima attualità. Con noi anche Antonio Villafranca, benvenuto, che è l'esperto Grazie. Dell'Europa per l'ISPI, l'Istituto di Politica Internazionale, di studi molto importanti, un think tank molto importante. Allora facciamo così, partiamo proprio, per entrare nel clima, nell'argomento, dall'appello dei 21 capi di Stato, ripercorrendo un po' quello che è successo in questa ultima legislatura europea nel vecchio continente. Vediamo. Con la promessa di restare insieme nel bene e nel male passa la storia anche l'ultima foto di gruppo dei 27 leader europei riuniti a Sibiu, in Romania, era il 9 maggio. L'Europa è la migliore idea che abbiamo mai avuto, apre così l'appello firmato nei giorni scorsi da 21 capi di Stato, compresa l'ala destra e il riottoso gruppo di Visegrad, un ecumenico invito al voto del 26 maggio per oltre 400 milioni di elettori su iniziativa della Germania, che avverte sull'avanzata populista. Perché mai come ora traballa la linea delle riforme nel nome di un federalismo che è rimasto incompiuto, mancante di una vera unione bancaria e fiscale. Traballa come colui che ha tenuto in questi anni il testimone Jean-Claude Juncker, presidente uscente della Commissione europea. Tanto che nell'appello comune si avverte un cambio di rotta. Per la prima volta, infatti, si parla di ridimensionare certe tappe dell'integrazione, come la libertà di movimento, di abolire le istituzioni comuni, e si chiede maggiore integrazione all'interno dell'Unione o dell'Eurozona, oppure un'Europa a più velocità. Se la Lega vince le elezioni europee, come i sondaggi dicono, è una buona notizia per l'Europa,
perché riusciamo ad andare a cambiare qualcosa in Europa, ma in Italia non cambia nulla. Non cambia niente. Le falle nelle politiche migratorie, la scelta dell'Ungheria di alzare i muri, dell'Italia di chiudere i porti, di escludere i migranti senza diritto d'asilo, sono oramai più che certezze su cui il fronte dei contrari all'accoglienza ha costruito la sua forza. L'Italia e il gruppo di Visegrad in testa hanno da sempre contestato la redistribuzione dei rifugiati e 6 miliardi che l'Europa ha dato alla Turchia per bloccare la rotta balcanica, mentre alimentata dalla paura del terrorismo cresce la rabbia delle destre in Germania e in Francia. Par la volonté de l'Union européenne de créer des difficultés. L'Unione Europea ne ha fatto una malattia dei nazionalismi nutriti di minacce, delle letture sull'impoverimento dei cittadini e i tagli allo Stato sociale, per non parlare della cura shock a cui si è dovuta sottoporre la Grecia e non è bastato il mea culpa tardivo di Juncker sull'austerity per rimarginare la ferita. Il 26 maggio si andrà al voto disuniti, confusi dai conti che non tornano, con il ricordo sfumato di una pace europea costruita, sì, su basi solide. 1984, il Trattato di Verdun, l'alleanza tra Francia e Germania. 1989, la caduta del muro di Berlino. 1992, il Trattato di Maastricht con l'unificazione. 2002, introduzione dell'euro, moneta unica. Diversi da allora, la socialdemocrazia sembrerebbe sconfitta, la spallata dei gilet gialli in Francia, Macron costretto a chiedere lo sforamento del tetto del deficit del 3%, negato poi da Berlino. Non è la photo opportunity del trattato di Aquisgrana, i due condottieri del motore Europa sono indeboliti, ma sono ancora in sella. Il colpo di coda in Spagna, la vittoria del PSOE, il partito socialista di Pedro Sánchez, che ha frenato l'avanzata delle destre. Il miracolo di Sánchez, così lo chiamano, è stato non cedere alle sirene del populismo, parlare di un futuro per le imprese e per i lavoratori legato al treno Europa. Un altro miracolo per gli europeisti servirebbe ora nel Regno Unito, che non ha ancora raggiunto la quadra sul deal per siglare la Brexit, rinviando ancora l'uscita dall'Unione. Scettici tra gli scettici, gli inglesi faranno la differenza votando per le elezioni europee, ma una cosa è certa, in tutta Europa ognuno voterà mettendo prima i propri personali interessi. Allora, grazie a Lavinia Bruno. Voglio partire da Sommella. Che ci lasciano, per grandi titoli, perché tu fai giornalista, questi 5 anni di Europa? Ma la paura degli altri, direi. Cioè la paura non solo di coloro che arrivano nell'Unione Europea, e l'Italia conosce bene il tema, ma la paura degli uni contro gli altri. Questa è una cosa che evidentemente su cui devono riflettere tutte le forze politiche. Pensate che Eurobarometro, l'ultimo sondaggio, ha evidenziato che 118 milioni di persone in Europa su 500 milioni di abitanti sono a rischio di esclusione sociale. Quindi pur essendo il continente più benestante al mondo, sì, in questi 5 anni le disuguaglianze, le differenze sociali si sono ampliate, si è diffusa la rabbia e molto spesso poi c'è andata di mezzo, diciamo, l'architettura europea, che avrà evidentemente... La scheda, poi il servizio era esemplare, le sue pecche economiche, ma evidentemente dal punto di vista politico, vedendo da dove si è partiti, cioè da un'Europa in macerie in cui gli stati si sono fatti la guerra per 50 anni, sostanzialmente è un grande successo. Manca l'Europa dove serve e c'è troppa Europa, troppa Unione, dove effettivamente si vuole riconquistare spazi di sovranismo. Ecco, questo era un pochino il preludio. Andiamo subito in pubblicità, c'è una pubblicità tassativa e poi cominciamo la nostra discussione. A tra poco. Allora, riparto da Francesca Donato, sovranista, appassionata sovranista, convinta sovranista. Qual è la partita che si gioca il 26 di maggio? È una partita che riguarda proprio, secondo me, il futuro dell'Unione Europea. Perché l'Unione Europea, come oggi strutturata, è un'istituzione che ha veramente tanti problemi, tanti aspetti di malfunzionamento e tante criticità che hanno creato un allontanamento e un disamore da parte dei cittadini dei Paesi membri nei confronti di questa istituzione. E oggettivamente la struttura attuale, soprattutto quella dell'Eurozona, è una struttura disfunzionale che, come è stato correttamente detto, ha ingigantito le disuguaglianze e ha esasperato le asimmetrie fra le economie dei Paesi membri invece che portare ad una omogeneità.
E non dimentichiamo che il requisito fondamentale per l'instaurazione di una moneta unica dovrebbe essere l'omogeneità delle aree valutarie, dell'area valutaria in cui essa si inserisce, quindi delle economie simili o comunque vicine. E questo non è accaduto e i vincoli che sono stati introdotti proprio col trattato di Maastricht e poi implementati con il Fiscal Compact e il Six Pack hanno comportato l'impossibilità per i paesi più in difficoltà di attuare politiche espansive tali da poter rilanciare la crescita e risalire a livello precedente alla crisi. Voglio farle una domanda, perché poi anche in questi anni, anche durante i governi, andiamo un pochino indietro, Renzi e Gentiloni, la flessibilità l'Italia l'ha avuta e come? Ma sciocchezze, una flessibilità di pochi punti percentuali non è assolutamente sufficiente a fare la differenza. Infatti quello che io personalmente mi propongo di fare con il mio partito, se arriverò al Parlamento europeo, è proprio quello di iniziare una discussione, aprire un tavolo serio in Unione Europea su un piano di riforme strutturali all'interno dell'Unione. Scusi, per capirci, il 3%, il rapporto del 3%, allora, deve scomparire? Il discorso del 3%, a mio avviso, dovrebbe o scomparire o essere assolutamente rivisto al rialzo, sì, questo limite, perché un 3% di deficit è assolutamente un limite troppo basso, peraltro sganciato da alcun parametro serio. Ma soprattutto, cosa che è già presente nei trattati, si dovrebbe poter attivare la Golden Rule e quindi consentire per scorporare, no? Scorporare dal computo del deficit e soprattutto del deficit strutturale gli investimenti per infrastrutture, per spesa che produce una forte crescita, quindi spesa ad alto moltiplicatore. Sì. Quindi questa spesa produrrebbe la crescita economica con la quale poi si può sostenere il gettito fiscale e pagare il debito, perché tutti ci dicono che il problema dell'Italia è un alto debito pubblico. Non esiste un modo migliore e altrettanto efficace di pagare il debito pubblico che non generando crescita. La crescita si crea soltanto con una spesa a deficit che va ben oltre il limite del 3%. È chiarissima, poi le devo fare ovviamente tutta un'altra serie di domande. Prima di coinvolgere Roberto Gualtieri vado da Marco Rizzo, perché lei diciamo, è sovranista, e diciamo forse, non so se non ho ben capito, se ancora oggi diciamo, sarebbe per lasciare l'Europa. Marco Rizzo credo che voglia lasciare l'euro. L'Europa è anche la NATO, da quello che ho capito. Sì, diciamo che noi siamo per il dire e fare. Perché sia Salvini, il governo del cambiamento, ancora di più il Movimento 5 Stelle, hanno preso i voti dicendo che volevano uscire dall'Europa, uscire dall'euro. Il 5 Stelle ha criticato nettamente anche la NATO. Ricordate i comizi di Grillo e di Di Battista, sì, che parlavano delle bombe atomiche americane in Italia, che bisognava toglierle. Sono arrivati nell'ufficio del Presidente della Repubblica, Di Maio è uscito e ha detto siamo per l'euro, siamo per l'Unione Europea, siamo per la NATO. Sono, come dire, i condizionamenti dell'andare al governo. Ecco, in questo modo il voto non conta nulla, perché tu attiri i voti su temi importanti, come la critica netta, la contrarietà assoluta all'Europa. E poi, quando arrivi al governo, ti adegui. Anche il rapporto deficit-PIL. Ma guardate, la Lega ha sparato a zero, il 5 Stelle ha sparato ancora di più. Hanno fatto non il 2.4 che avevano chiesto, il sì, 2.04, che a uno disattento può sembrare la stessa roba, ma 2.04 vuol dire lo 0,36% di differenza, è tanto, eh? Ma Gentiloni ha fatto il 2.9, Renzi ha fatto il 2.8, Monti ha fatto il 3. Ma io elettore, non sì, Marco Rizzo del Partito Comune, io elettore che sono incavolato perché ho visto il mio potere d'acquisto ridursi, ho visto le pensioni aumentare in termini di età, dall'arrivo della pensione, ho visto tutto quello che abbiamo visto tutti, sì, sono arrabbiato con l'Unione Europea, voto i partiti che sembrano scardinare questa Unione Europea e mi ritrovo alla fine, non c'è uno di questi governanti, da Di Maio a Salvini, che abbia chiesto, c'è il Fiscal Compact, lo vogliamo rinegoziare, cambiare? C'è il pareggio di bilancio in Costituzione, ma governano loro, caspita! Allora, come dire? Questo dà l'idea, della Lega, posso rispondere? Ma poi l'ha donato, è la punta di diamante
lì dentro. Ma intanto deve essere ancora eletta. È la punta di diamante degli anti-europeisti. Ma ha dovuto dire, ha dovuto, certamente, sta dentro un partito, sta dentro una lista. Io ero per l'uscita dell'Unione Europea. Adesso, io sono contro questo modo della politica. Almeno sono i comunisti sono per l'uscita dall'euro, per l'uscita dall'Unione Europea e contro la NATO, perché, attenzione, qualcuno dice, ah, ma anche altre formazioni sono contro l'Unione Europea. Sì, sì, ma se tu mantieni la struttura militare che conferma come geopolitica l'adesione al patto atlantico, beh, non fa niente. Allora, Gualtieri, vediamo Gualtieri, perché Gualtieri, nei giorni scorsi c'è stata una bella polemica, bella, nel senso di vedere i punti di vista, sulla sua campagna elettorale, no? Con Gentiloni e con Moscovici, arrivato a Roma, cioè il commissario degli affari economici. Sì, non c'era, era in video. Ma era, sì, però insomma, diciamo, era lì, invitato, no? E tu dici, ma come? Lo fate con Moscovici che ci ha bacchettato in tutti i modi? Le chiedo, perché Moscovici? Ma Moscovici è un socialista europeo che in questi anni si è battuto con noi per avere più flessibilità e meno austerità, l'ha persino data a questo governo, diciamo, immeritatamente, perché poi la manovra era pessima. Ma in realtà gli avevo chiesto di collegarsi soprattutto per un punto su cui magari torneremo, perché in questi anni uno dei temi su cui ci siamo più battuti e cui dovremo continuare a batterci è quello della riforma fiscale in Europa, cioè per far pagare le tasse alle multinazionali che oggi non le pagano dove realizzano i profitti, ma le spostano nei paradisi fiscali. Questo è uno dei principali problemi che rende poi i dilemmi di politica fiscale drammatici: più tagli, meno tasse, il debito pubblico, eccetera, perché perdiamo tantissime centinaia di miliardi ogni anno per questo meccanismo. L'Unione Europea si sta battendo finalmente, anche sotto nostra richiesta e spinta. Abbiamo fatto la multa di 13 miliardi a Apple, come forse ricorderete, che non è stata molto gradita a Washington dagli amici, diciamo così, della Lega, perché chiaramente sappiamo poi che le grandi compagnie del web sono soprattutto basate lì e utilizzano questi buchi nella legislazione che noi dobbiamo affrontare. Questo è uno dei grandi temi. Beh, su tutte le questioni che riguardano il fisco, il nostro governo sta con quegli altri, perché voi siete sovranisti, ma sovranisti di qualcun altro, non sovranisti dell'Europa. Ma invece sulle politiche economiche, noi pensiamo che per superare le politiche di austerità l'integrazione deve andare avanti, non deve andare indietro, perché se noi vogliamo realizzare quelle politiche espansive di investimenti pubblici che sono nel nostro programma, appunto, dobbiamo farli rafforzando il bilancio europeo, consentendo all'Unione Europea di emettere euro bond. Non è possibile lasciare questo solamente ai singoli paesi, perché soprattutto un paese con l'alto debito pubblico come l'Italia da solo poi non ce la fa. Non è questione tanto del limite europeo, è questione che poi il proprio debito pubblico sui mercati costa tantissimo. Noi per fortuna abbiamo l'euro e Mauro Draghi che ci tiene il costo del nostro debito pubblico basso, altrimenti sarebbe un disastro. Ma nonostante questo, solo per il fatto di avere al governo delle persone che non dicono quello che pensano, che adesso si occupano di golden rule copiando le cose dai nostri programmi ma in realtà sono contro l'euro, solo per questo l'Italia, pur avendo il rating migliore del Portogallo, paga quella che io chiamo la tassa Salvini di Maio, 4 miliardi all'anno in più di costo il debito pubblico. Le posso fare questa allora domanda? Se si vuole superare questo problema e si vuole costruire un'Europa che è in grado di realizzare politiche pubbliche espansive, bisogna andare avanti nel processo di integrazione, non andare indietro sulla linea nazionalista. Vediamo se ho capito, in fondo tutte le forze politiche, parliamo dell'Italia, mi limito al paese che conosco, dicono l'Europa così com'è non va, avete ricette diverse nei vostri programmi per cambiarla. No, la cosa comica è che abbiamo le ricette quasi uguali, che le uniche persone che dicono di volerle fare veramente per ora siamo noi, perché io non ho sentito ancora nessuno mettere nero su bianco le ricette di volerle fare. Il problema se è loro capire, dicono che ti segnalo che i tuoi alleati in Germania si chiamano Alternative für Deutschland, che sono per politiche di rigore estremo, sono contro qualsiasi mutualizzazione, non vogliono che un buon adesso debito pubblico, voi siete alleati con il Partito Europeo dell'austerità Gualtieri, e poi volete uscire dall'euro. Aspetta, non c'è per fortuna poi nessuna sintonia. Poi chiederò questa domanda che è come un tormentone rivolgo a Francesca Donato, però le voglio fare una domanda.
abbiamo citato una cosa molto concreta, pareggio di bilancio. Lei è contro il pareggio di bilancio? Noi abbiamo votato contro il six pack, ma che è la riforma del patto. No. Dopo, durante i governi Monti, il PD, secondo me sbagliando, ha approvato l'introduzione della Costituzione italiana. Quando l'abbiamo votato invece in Europa, questa cosa, noi, i socialisti europei, hanno votato contro. Quello è agli atti, diciamo. Più significativo. No, e io sono l'autore. Perché l'entrata del pareggio di bilancio nella Costituzione. Noi siamo contro il pareggio di bilancio, tant'è vero che abbiamo respinto l'introduzione del fiscal compact. Non è la posizione del PD, è contro il pareggio di bilancio in Costituzione, e abbiamo capito una cosa chiara. Io sono autore dell'emendamento sull'introduzione della Golden Rule. Ti informo che non è stato votato dalla Lega. Un servizio d'ordine, adesso sono da lei. Mi dice anche un'altra cosa, perché c'è, lei lo sa benissimo, nel dibattito politico monopolizzato dai due partiti di governo, in particolare da Salvini e Di Maio, si dice sempre l'opposizione. Che cosa propone? Quali sono gli slogan dell'opposizione? Io gli chiedo, quali sono gli slogan legati all'Europa, diciamo? Certo. Quali sono? Tre parole d'ordine. Assolutamente. Noi vogliamo completare l'Eurozona e dargli un vero governo economico per fare un'unione fiscale, per fare un piano straordinario di investimenti pubblici per la sostenibilità ambientale, l'innovazione e la coesione sociale. Vogliamo dotare l'Eurozona di un bilancio che consenta di alimentare un'indennità europea di disoccupazione. Sì. Vogliamo alimentare questo bilancio con la tassazione delle multinazionali, soprattutto del web, che oggi evadono le tasse. Questi sono i punti fondamentali, non gli unici naturalmente, il nostro programma di politica economica, che è basato sulle battaglie che abbiamo condotto in questi anni. Allora, vogliamo completare l'unione bancaria, vogliamo avere una garanzia dei depositi uguale. Ma tutto questo vogliamo, vuol dire convincere gli altri paesi e quindi trovare alleanze. Ma questo è il punto. Noi le alleanze le abbiamo costruite e alcune di queste cose le abbiamo anche avviate. Il problema è che la Lega sta sempre all'altra parte. Ma non mi sembra che la Merkel, che si è alleata con voi, voglia gli Eurobond, però. Ma noi vogliamo costruire un'alleanza progressista europeista, quella che chiamiamo da Macron a Tsipras, per realizzare questo salto in avanti del processo di integrazione. Però c'è un punto che vorrei dire, perché sennò si fa confusione, perché adesso sembra che bisogna, per chi dice le cose più belle e chi dice però più deficit, il 3, il 5, il 50, come se il problema fosse quello di avere un'illimitata capacità di indebitamento da parte degli stati. Questo è abbastanza ridicolo. Noi dobbiamo avere investimenti pubblici in deficit, ma noi per esempio lo Stato sociale lo dobbiamo avere in equilibrio. Se tu fai la flat tax, lo Stato sociale te lo giochi. In tutti i paesi del nord Europa, dove lo Stato sociale è una cosa robusta, dove si paga tutto ai cittadini, quello è in bilancio, non si fa in deficit. Se tu sfasci i conti pubblici, poi non è più la sanità pubblica, non è più la scuola, non è più l'università, e chiaramente questo si fa con le imposte progressive sul reddito, non con la flat tax per non far pagare i ricchi. Se hai la flat tax, non hai la sanità pubblica e ti chiedono la carta di credito se ti ammali. Sì. Questo è il modello, diciamo, di società a cui ci vuole portare la Lega. Noi vogliamo rilanciare invece il modello sociale europeo. È chiaro la differenza? Dopo averlo un attimo, fatemi andare da Villafranca, che è stato silente fino adesso. Intanto io voglio chiedere a lei, che è un esperto di questioni europee, nessuno ha la palla di vetro ovviamente, ma la vera partita si giocherà dopo il voto in Europa, cioè negli equilibri, negli assetti, la formazione dei gruppi? Sì, assolutamente sì. Allora, ovviamente non possiamo dare i sondaggi perché vi ho detto non si può fare, però una cosa la possiamo dire. Cioè, noi abbiamo un difetto di percezione in Italia per il fatto che abbiamo al governo appunto il Movimento 5 Stelle e la Lega, e che sono appunto al governo, sono forza di maggioranza nel nostro paese, e pensiamo che in Europa succederà esattamente la stessa cosa. In realtà quello che sembra appunto accadrà è che i partiti tradizionali, le tre famiglie tradizionalmente europeiste, avranno comunque la maggioranza. Popolari, liberali come diventano adesso, e socialisti, che dovranno mettersi insieme. Questa sarà la vera differenza, perché normalmente i Verdi, diciamo, inserisce anche in questo. I Verdi non è detto appunto che vengano inseriti, è una possibilità di allargare anche a europeisti, quattro. Diciamo, si può aprire anche a quattro. Normalmente, diciamo, la coalizione di maggioranza aveva i popolari e i socialisti. Sì. Adesso sono costretti sicuramente a ricorrere ai liberali e forse anche ai Verdi. E quindi mettere in minoranza i sovranisti. Ma questo è molto probabile, ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo, ma è molto probabile che avvenga. Allora uno potrebbe dire non cambia nulla. Però mi faccia dire, non è necessariamente detto che non cambia
cambi nulla, perché ci saranno degli scontri immediati. Già immagino subito quello che accadrà per la nomina della Commissione, una delle primissime cose che deve fare il Parlamento. Il Presidente della Commissione, certo. È lì che cosa, no? Sono i governi che vanno a proporre i commissari, ma poi il Parlamento li deve poi approvare, certo. Deve votare per il Consiglio europeo, i vari commissari, insomma. Esatto, e già ci saranno i primi BCE. Scontri. Le altre cose su cui ci saranno subito degli scontri, il bilancio dell'Unione Europea, sì. Dovrà essere approvato il bilancio 2021-2027, sì. Anche lì ci saranno degli scontri. Qual è la questione, quello che si può generare? Una situazione in cui, rispetto a queste opinioni che abbiamo sentito, sì. In cui, tra l'altro, molti di loro dicono la stessa identica cosa, spendiamo di più, che vuol dire però, anche nella difesa del deficit, stiamo dicendo agli italiani, guardate che voi stessi i prossimi anni e in futuro i vostri figli pagheranno gli interessi su questo. Quindi il fatto che il deficit sia bello, stiamo attenti, perché poi bisogna pagargli gli interessi. Noi paghiamo interessi altissimi in Italia, quindi stiamo attenti quando parliamo di deficit, perché vuol dire che noi così ci mettiamo sotto gli altri paesi che ci prestano i soldi. Perché deficit vuol dire questo, chiedere a qualcuno i soldi che, certo, non hai. Allora, faccio la domanda, tormentone, a Francesca Donato. Veniva già citato prima, cioè alcuni paesi con cui siete alleati o siete potenzialmente alleati, la Lega, alcuni di questi del blocco di Visegrad, hanno una politica sui migranti, no, di chiusura, nel senso non vogliono sentir parlare di ricollocazione dei profughi. E non è la nostra richiesta, la ricollocazione. Certo, però poi hanno un'altra cosa, un'attenzione occhiuta sui nostri conti, e cioè non ne vogliono sentir parlare di conti sballati. Allora, la domanda è la solita. Come, con questi alleati, come si può cambiare l'Europa, ma soprattutto quale potrebbe essere il giovamento per il nostro paese? Allora, con questi alleati hanno molto, sono molto più avanti di noi sulla critica all'Europa. Infatti quasi tutti questi partiti in realtà vorrebbero uscire dall'euro o dall'Unione Europea. Quindi con queste forze si può fare una pressione politica molto forte sui governi dei paesi esteri, che si rendano conto che ci si deve sedere al tavolo delle riforme, perché altrimenti questa Europa salta. Al tavolo delle riforme si devono fare delle proposte radicali. Io sono per delle riforme radicali, ad esempio il ruolo della BCE, il discorso del debito che cresce, e quindi lo spread, e quindi il ricatto dei mercati, eccetera, eccetera, può essere disinnescato solo da una BCE che si mette a fare da prestatore di ultima istanza. Cioè, come e la Fed solo, in America, come la dice. Fed in America, ma le dirò di più. Secondo me, in una economia... Però mi faccia finire, scosso, no, mi faccia finire il ragionamento. Parla, mi faccia finire il ragionamento. Poi glielo spiego. In una economia globalizzata, dove il più grosso competitor al mondo è la Cina, che è diventata un gigante industriale, avendo un sistema di... statalismo nell'economia, in cui tutte le banche sono pubbliche e lo Stato finanzia non solo tutte le banche ma le più grandi imprese. Allora, continuare con un modello capitalistico puro di banca indipendente, in cui tutti i soldi devono essere semplicemente dati a prestito, non renderà mai più competitiva l'economia occidentale rispetto a quella cinese. Secondo me la BCE dovrebbe trasformare la propria azione, arrivando a sostenere con dei finanziamenti diretti la spesa pubblica dei paesi in deficit di crescita. Quindi superare anche il discorso del prestito, degli interessi sul prestito, eccetera, ma fare un piano di rilancio di tutta l'eurozona, soprattutto nelle aree più arretrate, che consenta all'intera economia dell'eurozona di riprendersi, di essere competitiva anche, allora, con la Cina. Allora, è stato detto, siamo bisogno di Sommella, che è anche un giornalista economico, poi finanziario. Precisiamo alcune cose. Cioè, questo però è uno dei punti, cioè non è la prima volta che abbiamo... ne sentiamo parlare, no? Cioè un ruolo diverso per la BCE. Allora, diciamo una cosa, che qual è la differenza sostanziale tra i paesi che hanno l'euro e i paesi che stanno nell'Unione, sì, Europea, quindi sostanzialmente quelle dell'Est? Ma non hanno la moneta unica. I paesi che hanno l'euro emettono debito in una moneta che non controllano, perché il debito non è comune, mentre la moneta è comune. Cioè, c'è una banca centrale europea che non può aumentare l'immissione di denaro a suo piacimento, ma è sempre legata al denaro che è già in circolazione, sottoscritto attraverso i titoli di Stato. E dunque questo sistema fa sì che il mancato controllo del debito pubblico, della moneta con cui si emette debito, si riversa poi sulle scelte di politica economica quando tu hai dei tetti, il 3%, il 60% di, certo, Maastricht. Quindi è una gabbia Maastricht,
perché, e questi sono i numeri che lo dimostrano, coloro che invece stanno all'est godono moltissimo in termini politici, sociali, certo, dell'allargamento, ma anche economico, perché prendono più fondi europei di quelli dei contributi che versano e non hanno i vincoli. Ma questa la separazione, la vera Europa a due velocità, secondo me, che sono europeista, quindi penso di essere al di sopra di ogni sospetto, è che ci sono troppi vincoli per coloro che hanno la moneta unica e pochi vincoli per coloro che non l'hanno e peraltro si permettono di non accettare il ricollocamento dei migranti, che creano grandi problemi all'interno degli stati. Allora, prima di mandare la pubblicità torno subito, anzi torniamo anche sentendo cosa pensa delle prossime elezioni europee, di come andrà, insomma, delle tante questioni europee, l'ex Presidente del Consiglio, ex Commissario Europeo Mario Monti. A tra poco. L'utopia Europa, cosa in 60 anni è mancato, cosa si potrebbe ancora fare, possiamo ancora credere negli Stati Uniti d'Europa prima o poi? In questi 60 anni dell'utopia d'Europa, come giustamente la chiama lei, è stato realizzato molto, forse moltissimo, la pace, l'unione di un grande mercato, l'unione in una moneta, avanzamenti che spesso dimentichiamo di carattere sociale che sono venuti dall'Europa, sociale o ambientale. Non dimentichiamo che in un paese come l'Italia le prime regole a tutela del consumatore, sulla parità di genere, sul rispetto ambientale sono venute non come frutto della cultura interna italiana ma come direttive europee, e quindi non c'è solo il mercato e la moneta. E quindi è un'utopia che in gran parte si è realizzata. Cosa cambierebbe in caso di affermazione forte delle forze sovraniste per l'Italia? Io credo che i due partiti sovranisti italiani, di Maio e di Salvini, si illudano un po', secondo me, sul fatto che l'Europa cambierà. Ora, le previsioni che tutti fanno sono che l'Italia sarà il paese con il maggiore progresso di voti dei due partiti populisti anche alle elezioni europee. Il Parlamento di Strasburgo, sicuramente le forze sovraniste aumenteranno, ma quasi certamente non diventeranno maggioranza, e quindi è difficile che ci sia, come per un colpo di bacchetta magica, un cambiamento delle politiche europee. Il governo attuale litiga ogni giorno, eppure nei sondaggi gli italiani li rivoterebbero e forse anche di più. Ma come sta in piedi tutto ciò? Non so se la realtà starà in piedi a lungo, perché il modo principale in cui questi partiti, già alle elezioni politiche del marzo 2018 e ora in occasione delle elezioni europee, mirano al consenso, è un modo molto costoso per il bilancio dello Stato, perché è il reddito di cittadinanza, è quota 100, è forse la flat tax, quindi è un consenso molto basato sulla capacità carismatica di alcuni di questi leader, ma soprattutto è un consenso che è stato acquisito coi soldi dello Stato. Un commissario europeo per l'Italia che competenze dovrebbe avere? Qual è il più strategico secondo lei? Il governo italiano dovrà cercare di individuare una persona che, con tutta la fierezza che possa avere sugli interessi italiani, sia però una persona non solo, se possibile, un po' competente di Europa, ma anche con una capacità di dialogo. In caso di governo tecnico per l'Italia, una salita, per usare un termine a lei caro, in campo di Mario Draghi, lei come la vedrebbe? Non so se lui sarebbe disposto, e il compito che dovrebbe esercitare come Presidente del Consiglio, in ipotesi, è molto ma molto diverso da quello che ha esercitato bene come Presidente della Banca Centrale Europea, perché si gioca molto di più sul piano del negoziato, della persuasione, della presa in conto delle difficoltà politiche dei diversi partiti, che sul piano
quale si è mosso benissimo del, del grande indirizzo con dei poteri suoi che la Banca Centrale ha. Oh, avete sentito i toni di Monti l'altro giorno, però insomma ha fatto sobbalzare qualcuno il fatto che Monti durante un'intervista avesse detto che le tendenze disgreganti, diciamo, potevano avere un effetto insomma inevitabile di acuire nuovamente certi conflitti in Europa, evocando addirittura le guerre del secolo scorso. Poi insomma lo stesso Monti insomma ha detto: io non mi auguro né prevedo il ritorno a guerre all'interno dell'Europa. Voglio tornare da Marco Rizzo, dando conto anche di un altro sondaggio dell'altro giorno di YouGov in 8 paesi europei, li citiamo: Belgio, Francia, Germania, Ungheria, Polonia, Spagna, Italia e Svezia. Ebbene, per il 61%, quindi una percentuale importante degli intervistati, bisogna, per questo 61% bisogna far parte dell'Europa, perché questo è considerato un bene per il proprio paese e che la globalizzazione si può affrontare solo con l'unità. I cittadini intervistati non negano che ci siano problemi da parte dell'Europa, ma pensano che per risolvere alcune sfide chiave sia necessario rimanere all'interno dell'Unione Europea. E poi sono state indicate 4 priorità. La questione più sentita è quella dell'immigrazione, per il 35% degli interpellati. Poi i cambiamenti climatici, quasi il 30% ha risposto in questo senso. Il problema della sicurezza, per il 23% degli intervistati. Infine, le diseguaglianze economiche tra stati. Beh, però, stando a questi sondaggi, adesso al di là di come ognuno di noi la pensi, l'Europa in qualche modo appartiene ai cittadini europei. Esiste un mainstream che anche orienta, diciamo così, il senso comune. Ritornando al discorso iniziale, quello anche di Monti, intanto si tratta di contestare alcune cose che sono sotto gli occhi di tutti. In questi 20 anni, specialmente nell'accelerazione dell'unità europea, abbiamo visto un processo che spesso è stato definito troppo sbilanciato sul fattore finanziario ed economico e poco su quello politico, e quindi si chiede una sorta di correzione. Poi è quello che dice il Partito Democratico, no? Una correzione verso un'Europa più sociale. Ma tutto quello che è avvenuto non è avvenuto per caso. Questa è la nostra analisi, l'analisi del Partito Comunista. È stato voluto, primo. Non è vero che l'Europa è tutta per la pace. Abbiamo sentito Monti. L'Europa ha spostato la guerra ai suoi confini. La guerra in Libia, chi l'ha fatta? La guerra che si è tentata e si sta facendo in Siria, chi la fa? E queste guerre non sono poi le cause dell'immigrazione, parte delle cause dell'immigrazione. E questo rapporto diseguale che c'è tra le economie dell'Europa e le economie dell'Africa in questo momento, non sono il frutto poi delle grandi immigrazioni? Allora, vogliamo dire la verità? Vogliamo dire ad esempio che l'Europa ha fatto... sempre parlando di guerra e di pace, ha consentito il colpo di Stato in Ucraina, dove governano settori nazisti. Ci sono le bandiere e le effigi di Hitler in Ucraina. Questa è l'Europa di oggi. Allora, adesso che sentiamo una certa sinistra, ho sentito l'altro giorno che D'Alema alzava il pugno, cantavano l'Internazionale per prendere i voti. Basta. Basta perché hanno sciolto il Partito Comunista, distrutto lo Stato Sociale. In Europa, vorrei ricordare a Monti, che raccontava: grazie all'Europa ci sono state le politiche sui diritti civili. Si è dimenticato il lavoro. Le conquiste dei lavoratori non sono arrivate in Europa perché c'è l'Europa. E non serve più. Se arriva più Europa, le conquiste dei lavoratori diventano ancora più basse, perché le hanno cancellate quelle. Cioè, un'ulteriore compressione di diritti assolutamente, e salari. I diritti sociali stanno scomparendo grazie a quest'Unione Europea. Poi mi frega assai che ci sia il colore rosa in qualche manifestazione, mi frega assai, mi interessano i diritti fondamentali, che sono lavoro, scuola, sanità pubblica, sono quelli che rendono un paese davvero civile, e questa cosa qua scompare per l'Unione Europea. Quindi ognuno ha le sue ricette. Ci sono quelli del Partito Democratico, di una finta sinistra, che raccontano che ci vuole addirittura più Europa. Avete visto 20 anni in Europa cosa è successo? Se ci sarà più Europa vedrete cosa succederà. Sì. Poi ci sono quei finti europeisti, perché la Lega e il 5 Stelle sparano cannonate e poi quando arrivano lì si acconciano. Renzi
si è consumato le ginocchia. Qua urlava contro l'euro, quando andava là si consumava le ginocchia. Questi signori del governo del cambiamento hanno urlato di tutto, sono arrivati lì, ma poi avete sentito. Noi eravamo per l'uscita dall'euro, dicono, sì, e adesso però vogliamo modificare. Mm. Modificano niente. È il peso dell'economia e della finanza che può essere rotto solo con una rottura sociale, con un cambio di sistema. Per questo motivo dico, ma lo dico sommessamente, modestamente, il Partito Comunista, i comunisti sono gli unici, peraltro nella storia. Il Partito Comunista Italiano nel 1957, quando c'era il MEC, votò contro in Parlamento. Il Movimento Sociale, che inizialmente, e che quindi dovrebbe essere un richiamo a una destra, inizialmente disse che era contrario e poi votò a favore del MEC. Quindi gli adesso unici contro l'Unione Europea sono i comunisti. Sotto corona è arrivato, adesso sentiamo tutte le repliche, vedo Gualtieri che è lì pronto giustamente, devo risentire sia Villafranca che Sommella, però prima, come sempre la parola, e quando arriva sotto corona si blocca qualsiasi discussione, a Paolo sotto corona per sapere come sarà il tempo. Sì, buongiorno. Vediamo che cosa ci indica, perché c'è qualcosa da leggere in questa carta, la famosa carta inglese, quella con l'Italia messa così in orizzontale. C'è questa linea nera sull'Italia, è una linea di instabilità, così si chiamano. Indica una zona non di una vera e propria perturbazione, ma dove c'è una circolazione appunto di aria instabile. E quindi il tempo non migliora. Però due cose vorrei farvi vedere. Sulla zona delle Azzorre, qui esce un po' fuori dalla carta, c'è una bassa pressione, dove di solito ci dovrebbe essere per la nostra primavera e la nostra estate un'alta pressione. Andando invece molto a nord, dall'Islanda alla Scandinavia, dove di solito ci sono le basse pressioni, troviamo soltanto alta pressione. Quando si scambiano in questa maniera, come dire, sulla scacchiera le pedine fondamentali, è chiaro che poi sull'Italia una primavera normale non ci può essere, e infatti non c'è. Le piogge previste per la giornata di oggi, ancora al sud localmente intense, ma comunque vedete è una situazione piuttosto instabile, prende anche le isole, di nuovo l'alto versante adriatico e di nuovo in parte anche le regioni settentrionali, quindi quello spostamento verso sud della zona di bassa pressione che creava quest'aria instabile c'è stato, ma di nuovo qualcosa rientra al nord. Vediamo la giornata di domani, giovedì, ancora tempo molto instabile al sud, le piccole macchie gialle fanno pensare anche a qualche temporale o rovescio, si attenua un po' questo maltempo sulle zone del centro, ma qualche debole pioggia isolata c'è, aumentano le piogge soprattutto al nord in zona alpina e prealpina. Nella giornata di venerdì c'è una reale attenuazione dei fenomeni al centro e al sud, solo piogge isolate e sulle zone interne, però aumentano le piogge sulle zone di nord-ovest e soprattutto, guardate, qui a ovest di nuovo una B, di nuovo una bassa pressione, quindi come se si ricominciasse. Vedremo. Comunque, insomma, per sabato non è previsto un gran tempo, questo ve lo dico subito. E la foto di oggi ce la manda Nilvana, perché oltre a scoprire posti strani e bellissimi, abbiamo anche una serie di nomi che io francamente non ho mai incontrato e sono sempre particolari, anche belli. Allora, Nilvana dalle Lofoten, dall'isola di Lofoten, ci manda questa aurora boreale, che è uno, credo, degli spettacoli della natura e dell'elettromagnetismo più belli, con queste tende di luce che rendono tutto un po' surreale, un po', diciamo, da favola. In realtà è realtà. Allora, facciamo così, tanto vado a Roberto Gualtieri perché lo vedevo lì pronto per la replica alle parole di Marco Rizzo. No, Rizzo è bravissimo, devo dire, proprio lo ammiro, però si è dimenticato anche di imputare ai complotti dell'Unione Europea il clima, il fatto che piove, che fa freddo, insomma, se no l'ha detto tutto. Sai, insomma, io trovo, dice che è colpa di Greta, no? Abbastanza. No, però una cosa seria, diciamo, lasci stare la storia del Partito Comunista Italiano, che è una cosa abbastanza seria, che ha candidato Altiero Spinelli e non ha mai seguito la strada del
minoritarismo settario. Quindi l'Europa è una cosa importante, l'Europa è una cosa importante, lascia stare. Il partito comunista, però lasciamo trascorrere la storia dei comunisti, sono quelli che si sono pentiti di essere comunisti. Diventa ben difficile, avete la faccia, adesso che il Partito Democratico iscriva se stesso la storia del Partito Comunista l'avete sciolto, non lo volete più, allora state zitti, è tragicomica questa cosa, ma parliamo di cose serie, perché bisogna parlare invece di cose serie, perché sarà bene che si dica che quel modello sociale europeo di cui parlava Marco Rizzo non è messo in crisi dall'Europa, casomai sta solo in Europa nel mondo, il welfare pubblico, la sanità pubblica, la tassazione progressiva sull'imposta, e se noi lo vogliamo difendere e rilanciare di fronte al mondo della globalizzazione, noi dobbiamo invece rafforzare il processo di integrazione. Il primato della finanza sull'economia reale non è una cosa causata dall'Unione Europea, semmai l'Unione Europea è l'unico soggetto che può provare a fare regole per regolare la finanza globale, le grandi aziende che controllano i nostri dati, con chi tratta con queste qui? È l'Unione Europea che può fare dei regolamenti come abbiamo fatto sul General Data Protection Regulation, fargli pagare le tasse. Quindi, lei giustamente sottolinea queste cose, ma per esempio se in un altro paese europeo costa meno il lavoro, costa meno tutto, c'è cioè il dumping sociale, il dumping fiscale. Parliamo di cose concrete. Parliamo esattamente di queste cose. Allora, ma questo significa che bisogna fare più integrazione o meno integrazione? Bisogna farne di più. Se Salvini si allea con Orban e i paesi di Visegrad, che vogliono appunto beneficiare del mercato unico, prendersi la maggioranza dei fondi europei, però si guardano bene da aumentare i salari e da avere delle aliquote fiscali più alte, cosa sta facendo? Sta difendendo gli interessi dell'Italia? No, se noi invece proponiamo l'aliquota minima comune del 18%, se noi facciamo quello che abbiamo fatto nel voto del Parlamento, spostando risorse dall'est al sud dell'Italia nel bilancio europeo, che sarà una delle cose che dovremo negoziare, molto importanti, chi ci mandiamo a negoziare? Gli alleati di Orban, di Visegrad? È una follia. Quindi noi proprio questi problemi ci dicono che noi dobbiamo rafforzare il processo di integrazione, evitare questa disparità tra un mercato e una moneta con regole fiscali diverse. Quindi la linea, la proposta del nazionalismo o viene portata alle estreme conseguenze grottesche, diciamo così, che dice Rizzo, sfasciamo tutto, facciamo la rivoluzione proletaria con l'1%. Per fare non si capisce bene cosa, anche perché quei modelli non è che abbiano dato grande prova di sé, insomma, se poi guardiamo come stanno i cittadini dell'Est Europa, anche per quello, che poi hanno buttato giù il muro per avere la pace, la libertà e la democrazia, francamente io non sarei tanto orgoglioso, diciamo così. Quindi il punto è semmai costruire... No, nel senso però, adesso dico una cosa, certo non aiuta ad amare l'Europa se Francia e Germania nuovamente segnano la differenza e si candidano nuovamente a guidare questa Europa, appunto, no? Ma che club è questo? Esattamente questo il problema. Se abbiamo un governo che si isola, si allea con Orban, ma se ci alleiamo con Francia e Germania, si riuniscono da soli. Noi abbiamo ricevuto il presidente cinese con i tappeti rossi da soli per vendergli le arance, e poi quelli è andato a discutere di cose serie, di reciprocità, di accordi tecnologici con Juncker, Merkel e Macron. Ma perché abbiamo un governo che fa finta di difendere gli interessi dell'Italia, ma casomai difende gli interessi di Trump e si isola. E quindi noi dobbiamo invece stare in un'Europa quindi più comunitaria, meno intergovernativa, perché in un'Europa intergovernativa poi comandano i paesi più forti, e quindi dobbiamo sviluppare l'Europa comunitaria, del metodo comunitario, del Parlamento, del Consiglio, non del Consiglio europeo. Quindi i commissari europei, ma noi li leggiamo, infatti le faccio una notizia in maniera diretta. Il Parlamento vota a scrutinio segreto sui commissari, e le posso assicurare che se ci presentano il governo italiano un commissario della Lega o del 5 Stelle, noi gli votiamo contro, non passerà. E questo sarà un altro degli esempi di cosa significa isolarsi in Europa, perché qui, contrariamente a quello che ci racconta Salvini, noi vogliamo un commissario europeista, un commissario che fa quello che sta facendo questo governo, sarebbe un disastro per l'Italia e per l'Europa, quindi non lo leggeremo, non lo faremo passare. Invece noi vogliamo costruire una maggioranza progressista in Europa, perché i numeri che venivano detti sono numeri importanti. Qua tutti
siti del mondo avevano già dato la notizia della vittoria di Vox in Spagna, poi ha vinto Pedro Sánchez. Sì. I socialisti europei non sono così in crisi come viene detto. Non stanno così male. Raggiungere il Partito Popolare Europeo e con settori intelligenti, a differenza di Rizzo, della sinistra radicale, come Tsipras, intelligenti politicamente. La tua arroganza che mi fa un basso, una maggioranza, perché la tua arroganza mi fa un basso. Perché tu lo dici qua, se fossimo fuori non lo dici che non sono intelligente. Lo sai, molto intelligente personalmente. Ma politicamente non per questione personale. Non per questione personale. Voglio spiegare che chiedo nella GUE, nella GUE ci sono invece delle forze che vogliono andare avanti nel processo di integrazione, che lui chiama traditori. Va bene, noi possiamo costruire una maggioranza progressista in Europa. Non per questione personale, per questione politica. Allora, dato che quando si mancano di argomenti si usano gli insulti. L'insulto me lo fa qua dicendo non sono intelligente, fuori non me l'avrebbe fatto perché gli gonfiavo gli occhi. Primo. Secondo. C'è un problema politico. Il problema politico è molto semplice. Quello che ha fatto il PD e questa finta sinistra si vede nei voti. Il Partito Democratico prende i voti nella ZTL, prende i voti alla Crocetta, ai Parioli e non più nelle periferie. Ha perso, cioè, per esempio, le periferie. Il problema voto. Però, Andrea caro, non è quello relativo a Germania, Italia, un paese contro l'altro paese. Il problema è legato alle classi sociali. Se noi pensiamo che le multinazionali debbano essere quelle italiane contro quelle francesi, sbagliamo. Perché alla fine gli operai, i lavoratori, i cittadini vengono comunque attaccati e a noi non interessa che il padrone di Amazon sia italiano, sia cinese, di Alibaba o cos'altro. A noi interessa che questa ricchezza che viene accumulata da gente che paga il 3% di tasse e hanno governato loro fino adesso, loro il centrodestra. E quindi noi vogliamo che ci sia un cambio generale e i margini del riformismo, cioè quelli che tendono ancora a modificare questa Europa, sono finiti, perché oggi le due vie alternative sono o stare dentro questo modello di sistema e si andrà in questa direzione con disoccupazione o cambiare il modello di sistema dove sia il lavoro e non il consumo. Arrivo Villa Franca e vado anche da Sommella, però vi faccio vedere un ultimo servizio che ci sembra comunque nella discussione che abbiamo fatto non irrilevante. Quanto ci costa l'Europa? Vediamo. Andiamo a liberare l'Europa dai burocrati, dai banchieri, dai buonisti e dai trafficoni. È la principale accusa mossa all'Unione Europea, un'unione di burocrati peraltro molto costosi. Per pagare per esempio lo stipendio di Juncker, 27.845 euro al mese, e di tutti gli altri commissari europei, quest'anno abbiamo speso 12 milioni e 200 mila euro, 2 milioni in più dell'anno scorso. Infatti, scaduto il mandato, i commissari europei avranno un bonus in più, 2 anni di stipendio al 65%, più macchine, ufficio e assistenti. Una norma voluta per arginare la fuga di ex commissari come Barroso, oggi consulente di Goldman Sachs, che però fa lievitare il già ricco budget della Commissione, 3 miliardi e 56 milioni di euro, di cui la maggior parte, 2 miliardi e 2, sono serviti per pagare gli stipendi di funzionari e impiegati. O noi ci dotiamo degli Stati Uniti d'Europa, o nessun paese europeo da solo ce la fa. Proprio l'assise di tutti i deputati dei paesi dell'Unione ha un bilancio invece meno pretenzioso. Per far funzionare l'Europarlamento con i suoi 7.698 dipendenti spenderemo quest'anno 2 miliardi di euro, con cui abbiamo pagato anche lo stipendio ai 751 eurodeputati, 8.400 euro lordi, a cui si aggiunge un'indennità di più di 4.000 euro al mese, più rimborsi per trasferte di lavoro e un rimborso spese di 306 euro per ogni giornata passata nella sede dell'Europarlamento, Bruxelles o Strasburgo. Questa è la marchetta francese che dobbiamo chiudere il prima possibile. Sì, questa sede va chiusa. E l'Italia, sarebbe bene che queste battaglie fossero supportate da tutto il paese. Questione ormai arcinota, quella delle due sedi dell'Europarlamento, una in Belgio e l'altra in Francia, mentre una terza, solo amministrativa, è in Lussemburgo. Doppio emiciclo che trova le sue ragioni in equilibri storici, post-bellici, ancora aperti, che però oggi costano.
solo in trasferimenti 200 milioni di euro l'anno. Treni speciali, infatti, trasportano dipendenti e scartoffie da Bruxelles fino a Strasburgo e ritorno. Sia chiaro che in Europa noi non andiamo a limare qualche direttiva, noi andiamo a ricostruire la configurazione europea dalle sue fondamenta. Quella che si vuole rifondare da capo è comunque una macchina che ci costa, ma da cui, dati alla mano, potremmo guadagnare di più. Stando agli ultimi dati disponibili, quelli del 2016, i contributi italiani all'Unione ammontano a 13,6 miliardi di euro a fronte di 11 miliardi di fondi europei ricevuti. Uno squilibrio di 2 miliardi e mezzo, è vero, comunque minore a quello di Germania, 13,6, e Francia, 7,4. Il punto però è che l'Italia è seconda per fondi strutturali ricevuti da Bruxelles, ma è sest'ultima su 28 per utilizzo dei soldi ricevuti. A fine 2018, per esempio, risulta speso solo il 20% dei 3,4 miliardi del Fondo Sociale Europeo e solo il 19% dei 6 miliardi e mezzo per lo sviluppo regionale. Addirittura sembra non sia stato speso neanche un centesimo dei 570 milioni di euro per il fondo per il mare e la pesca. Allora, siamo veramente alla fine di questa puntata sull'Europa. Villafranca voleva dire qualcosa? Ma sì, che... io ho sentito da estrema sinistra e estrema destra il fatto che usciamo dall'Europa. Sì, per andare dove? Cioè, dobbiamo capire quali sono le concrete alternative che abbiamo. Un paese ci sta provando ad uscire dall'Unione Europea, la Gran Bretagna. Non mi sembra che sia una storia finora di successo. Però, come lei sa, difficile... il nuovo partito di Farage è in testa a tutti i sondaggi. Ma è evidente. E non so se si ripetesse un referendum come andrebbe a finire. Voterebbero assolutamente per uscire. Perché probabilmente voterebbero ancora per uscire. Non è quello il problema. Il problema forse è che sanno dove vogliono andare. Sì, ma il problema è che cosa possono veramente fare. Cioè, noi siamo davvero convinti che nel mondo di oggi, con la Cina, con la Russia, con gli Stati Uniti di Trump che dice America first, non dice America Italia sì, first, sì. America first dice, cioè noi veramente Italia da sola saremmo in grado di cambiare una sola cosa di quelle che sono state dette da loro. Impossibile per l'Italia cambiare anche da una sola di queste cose. Lo fa soltanto, ma non perché bisogna essere europeisti in maniera ideologica, sì, avendo più Europa. E volevo soltanto ricordare una cosa che è stato detto, proprio come esempio. In Libia, il fallimento della Libia non è dovuto al fatto che ha fallito l'Europa, è dovuto al fatto che singolarmente Cameron e Sarkozy, Francia e Gran Bretagna sono andati lì da paesi singoli, non consultando l'Unione Europea. Bel club, insomma, è un titolo finale perché dobbiamo chiudere. Ma che vogliamo dire? Prima Kant e poi Spinelli hanno detto che per avere la pace bisogna federare gli stati, e non ne sono convinto, ma per ridurre le disuguaglianze bisogna cambiare le regole che hanno reso impossibile la manovra di economia politica nei vari paesi. Credo che quindi anche la discussione di oggi dimostri che serva una grossa riflessione in Italia, e la trasmissione di oggi lo dimostra, a tutti i livelli e tra tutti i partiti. Io direi un comitato di saggi, e l'assemblea prossima europea deve essere un'assemblea costituente per cambiare le regole. Tanto voglio dire una cosa, se non abbiamo schizzinosi, nella prima parte c'era con noi Francesca Donato della Lega, che è dovuta andare via per un impegno improvviso, quindi questo per chi ci segue non è scomparsa, e diciamo a suo nome e saluta, faccio io i saluti a suo nome, se no sembriamo dei pazzi. Grazie, non so se Gualtieri Rizzo, non voglio fare il libro cuore, voglio darsi la mano. Io ho uno del PD così non gli do mai. Io ho uno del PD così non do. Vabbè, no, resta la in sottofondo. È pure maleducato. La divisione. È anche fortunato. Grazie, io. Adesso che c'è la Reghettina, ci vediamo domani, stessa ora, stessa rete.